E rieccoci qua sulla postazione PlayStation questa volta, perché tutto è comprato qua, visto che il format estivo è finito. Ci scaldiamo un po', sempre con dei generi similari ma più moderni, diciamo, fatti adesso, un genere antico ma sviluppato modernamente. In questo caso siamo nel 2016, per conto di un certo, com'è che si chiama? Antonios Pelecanos, com'è che era? Antonios Pelecanos, sì, sviluppatore, penso sia il suo nome, di The Takeover, picchiaduro, scorrimento moderno. Adesso andiamolo a vedere, perché ne ho sentito parlare, l'ho già giocato, è finito, se non, perché magari uno non può sapere se lo riesce a portare o meno. Andiamo a vedere insieme, sistemo un attimo la chat, perfetto. Com'è questo arcade? Man mano spieghiamo, è una parodia, no, una parodia, scusa, un mashup di tutti i personaggi. Già vediamo il protagonista, se è palesemente Axel di State of Rage. Andiamo avanti, ok. I personaggi sono appunto tre, con diverse caratteristiche. Ethan è l'equilibrato, abbiamo Connor che è l'aggar della situazione, che fa le mosse da grappler, eccetera eccetera. Megan è quella appunto più agile e veloce. E abbiamo Jackson, che è un personaggio segreto che ho sbloccato successivamente, che non c'ha nulla a che fare con la storia, però è molto figo, molto forte. Poi ho sbloccato questa modalità relay, penso che tu possa switchare da un personaggio all'altro, però noi per questa run utilizzeremo il personaggio che so usare meglio, ovvero Megan, e godiamoci la storia. Ok, ci fa scegliere il livello, io normale l'ho già finito e ripartiamo dal principio. Vanessa? Vanessa? Tanto disegni molto belli con questa inchiostrazione forte. Babe, what's wrong? Ethan, someone's taken Vanessa. Is there blood? No, not that I can see. But there was a struggle. Cops all over my precinct have been getting death threats. It has to be whoever's behind this new crime wave. We took her in when no one else would. She's our daughter, Ethan. Damn right she is. Meet me in the alley on 5th and Marcellus. I know where we might get some answers. Damn right she is. Should I get in touch with Connor? Do you need to ask? He's always ready for a fight. We're going to get her back, Megan. I swear it. I know we will. See you there. Insomma, hanno rapito la figlia dei due protagonisti, che sono appunto dei vigilanti, e chiamano ovviamente anche il loro amico cacciarone, militarone, Connor, giustamente, e con delle frasi badass si incontrano all'incrocio di questa strada per appunto andare a picchiare i cattivi, come la classica storia. Inizia sempre con una macchina, stile, che ne so, Street of Rage, Double Dragon, anche l'intro, molto Street of Rage, devo dire. E però, come possiamo vedere, gli sprite, se così li possiamo chiamare, sono pre-renderizzati questa volta. Già vediamo il primo nemico, che è palesemente Signal di Street of Rage. Possiamo combinare calci e pugni, questa volta abbiamo due tasti d'attacco, e le mosse Mega Crash, che abbiamo visto negli altri episodi dei classici picchiaduro, non si fanno premendo tasto salto insieme, ma con un tasto apposito, e ne abbiamo due per personaggio, poi le vediamo.
Lei ha queste vibe molto baionettose. Poi si possono fare anche delle giangole in verità. Se io tengo più un po' su, lo posso palleggiare. Ok, adesso mi posso fare tipo delle combo. Colui che si para devi premere giù oppure lanciare. Vedremo anche le altre caratteristiche. Quindi merito personaggi renderizzati, non proprio in 2D classico, che a me non fa impazzire sta resa, però non è male, mi sono abituato e se fatto bene non mi dispiace. Come sto registrando da PlayStation non ho potuto farvi vedere lì, però quello che abbiamo visto era diciamo il primo video della storia, ma non la presentazione, la opening. E non succede perché non posso, perché giustamente come nei giochi vecchi parte subito dopo aver avviato il gioco e non riuscivo a settare tutto lo stream prima che iniziasse, quindi siamo partiti già dalla schermata principale. Quindi diciamo, iniziamo così i giochi di settembre. Ho fatto una selecta di questi giochi, magari sempre in stile molto arcade, molto accabinato, però sviluppati da degli appassionati sicuramente in questi tempi moderni. Quindi un genere che tendenzialmente poteva essere scomparso, invece lo vediamo tuttora. Anche con il ritorno per esempio di Street of Rage, che è uscito il quarto capitolo dopo anni, cioè l'ultimo era il 3 per Mega Drive, è stato molto figo, e noi c'avevo il 2 non so per Mega Drive, vabbè, c'avevo perché non so che fine mi ha fatto fare, però il Mega Drive forse non era neanche nostro, però il Mega Drive c'è. Questo è uno degli attacchi che consuma la vita. Ok. Quindi diciamo sì, personaggi così in stile anche Killer Instinct, no? Ricordano molto quel tipo di render lì. Molto belli gli stage comunque. E questa è la combo più dannosa da quel che ho fatto. Poi si possono fare anche delle jungle con Jackson, riuscivo a farle. Adesso con lei non mi ricordo. Ecco, esatto. Lei Venom, giustamente parodia di Poison, tanto se non è un sinonimo di veleno comunque. Allontanato con un calcio perché Venom comunque è molto insidiosa. Io ormai avendo finito un paio di volte per capire se fosse fattibile, ormai ho imparato qualche tutto del mestiere. Poi vediamo le altre due meccaniche che adesso non uso mai, le risparmi contro il boss di fine livello, sono la rage che vedete in alto preciso, che ci potenzia l'attacco a dismisura praticamente. Questo breaker conviene lanciarlo perché si para sempre, ma se si para mi facciamo la combo che finisce con il pugno basso oppure la presa. Questo diciamo è per scaldarci con l'arrivo delle basse temperature. Cominciamo con un gioco abbastanza tranquillo. Questo qui poi è in estate al mare, comunque c'è chi l'ha apprezzato, c'è chi no, e tornerà l'estate prossima con un'altra selection di giochi che abbiamo saltato ma molto importanti, da cui un sacco di tipo di esperimento molto belli. Io di questo takeover ho sentito parlare bene, anche troppo bene, da quello che mi aspettavo che la gente si lamentasse di più, perché alla fine
anche a me non è dispiaciuto, però è poco ricco. Questa è un'altra meccanica, abbiamo la pistola perché ho trovato dei colpi adesso. E ogni personaggio ha la sua bocca da fuoco, lei tipo questo revolver. A posto. Questi colpiti rilasciano degli oggetti e queste bombole esplosive che fungono un po' da smart bomb, se vuoi, un po' da smart bomb involontaria. Quest Space Race, belli camminati, sì. Voglio allontanarsi un po', perché quando si accumulano i personaggi. Che duro scorrimento, ormai ne sto macinando un sacco questi giorni proprio per provarle, per provare le live, e ormai ho preso confidenza, anche se io l'avevo già giocato in una marea, Aia, vedi, non devo sgarrare, perché la questione è che quando sei in live qualcosa sbagli sicuro, perché non sei pienamente concentrato. Però comunque le cure sono ben dosate, tipo adesso sono subito un po', ma vedrai che quando sarà ora troveremo un'altra mela o un altro polletto, che sono tutti classici item. Tipo già qui mi aspetterei di trovarlo, no? Quella è la gemma e adesso sono tutti punti. Ecco, un'altra cosa che non mi è piaciuta troppo è che c'è tantissima roba da raccogliere. Cioè, per un gioco uscito adesso, vabbè che magari sto ragazzo l'ha fatto anche da solo, ecco, da dire questo. Intanto rispetto, sono contento di averglielo acquistato e supportare comunque. Io supporto sempre questo tipo di... un'altra mossa, questo tipo di produzioni. Poi ne vedremo altre, sicuramente. E quindi sì, però non so, magari qualche armetta in più non avrebbe guastato, diciamo, però comunque ce ne sono, ci sono alcune armi bianche e non da utilizzare, però magari uno si aspetta, se sei un fan, magari se io avessi le capacità di questo ragazzo, io magari ti posso fare la parte estetica come ho già fatto in un gioco, però lo sprite ti posso fare, però io avrei messo un sacco tipo pistole, fucili, molto alla tipo alla Cadillac, dinosaur, ecco, questo tipo di porco è uno degli strumenti che si possono usare, uno dei due, perché mi sa che ce ne sono solo due, poi dovrei volare più avanti. E non hanno neanche tipo, vabbè, come in tutti i giochi vecchi, neanche in tutti i due vecchi, non è che hanno un set. La posa del nostro sprite è uguale, solo che ci hanno sovrapposto quella del piede di porco. E posso fare solo questa mossa, che per carità è forte, ma non aggancia. Qua classico alla Final Fight, che ogni tanto qualcuno decide di lanciare i barili. Ecco, vedi, hamburger please. E ci siamo. Io ho la chat sotto mano, in caso però non la voglio far visualizzare a schermo su PlayStation, perché quindi se c'è eventualmente qualche domanda. Oh, vabbè, questo. Ah no, era solo il colpo normale. Ah, io ho sbagliato perché ho fatto la presa. Quindi ho lasciato scoprire al solito. Il gioco dura un paio d'ore. Infatti lo facciamo tutto stasera fino alle 9:30 circa, e poi devo uscire e pranzerò qualcosa al volo, adesso vediamo.
E sì, sono usciti diversi punti dello scorrimento interessanti. Questo appunto è uno di quelli che lo paragonavano addirittura a Street of Rage 4, ma secondo me sono proprio due spanne diverse. Street of Rage è molto più bello perché c'è un sacco di varietà, poi gli sprite sono disegnati a mano, e cioè, vabbè, questo non c'entra niente, perché anche così sono belli, però ha più contenuti. C'è un sacco di roba in più, di armi, di livelli, di personaggi, insomma, poi con l'aggiornamento ne hanno rimessi altri storici, bellissimi. Però qua alla fine, per poche lire, che io veramente l'ho pagato in sconto, una cavolata, sono contento di averlo giocato perché lo vedevo sempre e prima o poi me lo prendo. Tanto proprio io senza niente. Sì, ci sono le macchine, i modellini di automobile, i gioielli e poi i soldi, capito? Tutta roba che fa punteggio, che poi il punteggio neanche puoi scrivere il nome, per dire, molto fatto grezzamente. A volte riesco a fare la jungle da quella mossa. Esatto, quando prendiamo il personaggio possiamo fare la capriola nel suo caso, oppure colpirlo con il ginocchiato, oppure colpirlo e scagliarlo, come in questo caso. I personaggi sono molto vulnerabili alla presa, più di molti giochi, gli altri più duro ovviamente. Ecco, questa è una delle armi. Oltre alla nostra pistola possiamo trovare anche dei mitraglioni. Questo proprio è anche un mitraglione di quelli belli pesanti, tipo un pseudo M60, che roba è. Poi non spoilerò niente perché ci sono dei livelli veramente fighi e ispirati a glorie del passato. Ma non dico nulla. Ah, abbiamo già finito la missione. Però si lascia giocare bene. Io l'ho giocato solo da solo perché ultimamente ho i miei amici che non siamo più in ferie, cioè non siamo in ferie. Se no sarebbe bello fare una bella live con il couch co-op. Local, diciamo. E sì, un'altra cosa molto bizzarra, cioè i personaggi sono tre e non c'è la modalità per i giocatori. Non dico a quattro perché il personaggio uno è segreto, quindi sarebbe un po' strano programmare per quattro e poter giocare solo una volta sbloccato il quarto personaggio. Quindi lo capirei, ma neanche una modalità per i giocatori, bizzarro. Che sì, lei è una fusione tra una Blade molto più badass di Street of Rage e mista, non so, Bayonetta, qualcosa del genere. Questa Racing Suit. Il suo moveset, secondo me, è più figo. Però anche gli altri personaggi sono belli, perché il grappler non lo prendo mai, tipo Adgar, oppure cos'è che abbiamo giocato insieme? Ah sì, su Warrior of Fate. Come si chiama su Warrior of Fate? Non mi ricordo, tipo sarebbe Guan Yu, però ne avesse un nome forte, non lo so, una roba così. I personaggi che fanno le pile driver, per dire. Qua già c'è un'anticipazione di chi può essere l'antagonista. E quindi c'è una micro storia con dei video, per carità, ogni livello va, andiamo avanti con quelle belle cutscene con questo stile che non mi dispiace. Ok, siamo già al primo boss, ridendo e scherzando, esterminando, come direbbero al gioco. Però il retro gaming anche quest'inverno non mancherà, mi sto organizzando, se non facciamo il MAME facciamo qualcosa su SNES.
visto che abbiamo fatto Final Fight 1, che è il format del Capcom Bundle, perché no un bel Final Fight 2, che tutti i giorni sono riuscito a finirlo su console, cioè su emulatore, perché se punteranno all'8 fai questo tipo di live, perché magari perdi, non ti bastano i crediti, prendiamo la mela e la mettiamo, se no non la possiamo più prendere. Ecco, e sono dei dialoghi. Hand over my daughter before I hand you over the cops. She's safe and sound. Questo è un errore. Non spoilerai alle mie fiamme così a lungo da trovarla. Non posso dirlo in questo caso. Però non abbiamo preso neanche un credito, siamo molto bravi. Allora, i crediti sono infiniti, ma le vite no. Quindi per la sicurezza che si ripete il livello da capo. Come tra l'altro il Final Fight 2 ed è giorni. Ah, c'è anche il dash che puoi fare o col doppio tocco, ma se lo sto facendo adesso, però se devi fare tipo dopo che l'hai fatto puoi muoverti liberamente. Se faccio giù giù e su su c'è lo scansamento che ti permette di andare nella lane dell'avversario e colpirlo. E però c'è anche il tasto apposito per percorrere, intendo, così uno non deve fare il doppio tocco, che magari con la levetta del pad è un po' scomodo. Adesso sto giocando col pad, avrei potuto usare lo stesso arcade stick, ma per un motivo che non so se vi ho spiegato, che non c'entra il microfono, non si può, nonostante che per connetterlo devi collegarlo. Ho usato una mossa extra per fare il bullo. Al boss è tutto così. Ovviamente devi fare la presa e poi lo sky. Adesso sto un po' temporeggiando. Per esempio se usassimo... Vai, per farvi vedere il rage. Il rage funziona così. Prendo un istante, guarda quanto caspita tolgo. Cioè l'ho già ucciso praticamente. E si fa in automatico. Quindi boh. Troppo sgravo. Vediamo la cutscene. Loro nei livelli sono sempre in tre. Come se fossero tutti insieme. Are you ready to talk yet? Grah! I couldn't care less about your wealth. All I want is for this pathetic city to burn and launch its fire. This guy's a waste of time, Ethan. Put him out of his misery. Wow. Now let's see if this little birdie will sing. Gallagnos! Is that the auto body shop just past the St. Austin Tunnel? Was that so hard? Hey! Where you going? I know the place. It's deep in gang territory, though. Could be a trap. Do you honestly care? No. Hey, classici dialoghi over the top da film anni 90. 2D avanzati qua, avanzati nel senso che erano di troppo, sì, abbiamo dei personaggi renderizzati, no, sto rispondendo a un commento perché per chi non vedesse la chat, visto che non è a schermo questa volta, e andiamo. Il secondo stage scorre abbastanza rapido e comunque c'è anche una bella varietà di nemici. Adesso per ora abbiamo visto solo dei reskin, poi dopo se ne aggiungeranno altri anche coerenti con l'ambientazione, che questo a me piace molto, perché avere sempre gli stessi sprite per tutto il gioco vedo un po' tutto sinceramente. Ma magari sei un livello nella foresta e ci sono i panchettoni, no? Cioè sì, anche mi sa di sì, però qualche mostro ci sta. Vediamo quasi qualche tira, no, perché il livello è appena iniziato. Mi piace come hanno mantenuto che anche quando cammini su e giù c'è l'effetto moonwalking tipico proprio di questo genere.
Ecco, questi qui sono degli spike molto forti, è là che uno è sfruttato. Ecco, perché lui cambia lane. Ok. Oh, qua dai, ci sente già la cura, spero. Vabbè, comunque posso resistere ancora un po'. Perché a volte il fatto che gli strumenti non agganciano il nemico, però danno, colpiscono tutto un po' ad aria, perché anche se non sono precisamente sulla stessa lane che li colpisce, però a volte non agganciandoli c'è il rischio che uno che sta un po' più dietro ti riesca a fare una combo. Oh, va? La mela, ottima. Poi pensavo ci fosse un'altra via, invece. E anche, per esempio, anche dei percorsi alternativi non avevo già stato, ma non è tipico del genere, penso che ci sia solo in pochi picchiaduro vecchi, tipo su che si chiamava. Vabbè, su quelli di D&D della Capcom e su The Revenge of the Tiger che abbiamo visto insieme poi quest'estate. E per chi non l'avesse visto può recuperare l'episodio su l'omonimo canale YouTube, che a me fa molto piacere, perché almeno entriamo in un circolo, che voglio condividere un sacco di cose. Ma comunque poi chissà, adesso tiro di porta. Una volta ho fatto un bug che me l'ha raccolto più piccolo, che lo sprite era più piccolo, non so, perché quindi non era così grosso, però faceva sempre lo stesso male, con la hitbox. Ecco, Slash mi sta sulle... Ok, e tanto bisogna stare attenti. Ah no, volevo dire se la juggle si potesse fare. Allora ci provo. Sono ben infuocati, meglio evitarli, perché sono solo centrali solitamente. Andiamo, andiamo, andiamo. Il cupcake, altra cosa che ti dà la vita. Non mi ricordo qual è il migliore, è sicuramente il cosciotto, come negli altri videogame, tipo... Invece, vabbè, questo è quello che dà meno di tutti. Poi vedi, non si sveglia quasi niente. Insomma, un po' più di interazione sarebbe stata gradita. Però comunque l'ho apprezzato abbastanza. Cioè, se lo trovate a poco, io ve lo posso consigliare. Un po' di morte qui, perché dopo consumano anche troppa vita. Ecco, Slash prima che parte quel suo tagliuzzamento, eccolo, via. No, non faccio in tempo. Aspetta, usiamo una pistola stampa. Io non le uso mai, però sono utile, posso accumulare questi turni. Ehi, ma agganciato un altro. Si t'agganciano quindi. No, colpiti dallo sprite più debole è sempre. No, dai. Vabbè, prima morte, ma disperiamo. Ah, non ho fatto vedere ancora la super, è vero, abbiamo visto la rage, ma non la super. Quella grande sorpresa e anche una citazione, secondo me, al primo Street of Rage, che era la mossa speciale. Allora, dopo ve la faccio vedere contro un boss, quando si riempono, perché dopo i boss più avanti... Poi uno dei boss è uno special guest, si può chiamare, c'è un po' di lore da capire, che vi spiego quando ci arriviamo. Oh, questi lì. Ah,
vedi, non mi devo fabbricare neanche da breaker. Io per ora non ci ho mai colpiti, ma perché ormai ho capito. Però se ci colpisce toglie veramente tanto. Bello che ogni tanto c'è questo gli adesivi tipo dei ball, vuoi non metterci un pezzo con delle moto? La moto in corsa, penso che ecco, non dobbiamo farci accerchiare. Oh, attenzione, già gol involontario. Ok, tirate subito su Venom, che se no Venom va il questo qua tolgono veramente tanto. Via via via. Sembra che c'ha le gambe lunghe, ecco, però non abbastanza da anticipare Slash. Oh, perfetto. E qua si pioppa tutto, vabbè. Ho sbagliato a fare la differenziata perché ci sono le granate. Chi ha messo le granate nei dischi del mondo? Ecco, adesso ci dovrebbe essere un pezzo. Vediamo se siamo già qui. Intanto devo cancellare. Oh, proprio adesso? Sì, esatto, c'è proprio quello che temevo. Vedi, per metto in carica il telefono. Perfetto. Ma il segreto qua è anticiparlo sparando. Tanto di colpi ne abbiamo. Madonna, non si cazzo. Comunque già l'abbiamo un po' distanziato. Vabbè, quando c'è il boss mette in carica. Ok, siamo in ricarica e c'ho la chat qua pronta. Ma già siamo al secondo boss, incredibile. Mi ricordo l'autore che lui ci ha detto che ha l'autorimessa. Io non ho letto i dialoghi, però me li ricordo perché mentre sono filmati ve li lascio. Io tanto gestisco le storie. Mi pare che ci avevano detto che qualcuno all'autorimessa aveva delle informazioni. Allora, voi seguite. Allora, già la sola storia. L'unica cosa che c'è questo filtro occulto, no? Che rimane un po' per tutto il gioco. Per carità, è quello che lo contraddistingue, forse rende poi i livelli tutti similari tra loro, ma non troppo, perché dopo ci sarà della varietà stranamente.
Ah no, prima un po' di motociclette. La chat, perché appena arriva un commento appare la notifica della play 4. Posso giocare easy. Il moonwalking perché è arrivato il boss, giustamente. Esatto, come che dice, risparmiamo un po' di tempo. E se mi dici dove è Vanessa, che è la figlia, quindi dici a mia Rangratted, nel senso che ha cantato il Razer, che era il primo boss, e quindi gli dice che ha più corpi per la pratica di tiro, va bene. E infatti ogni boss mi scordo sempre che inizia subito a usare nuovi sprite che sono questi militarizzati. Ma anche questo boss è niente di eccezionale. Vale, uso la cosa speciale per seguire un bombardamento alla Street of Rage 1. Come quando tu chiamavi la macchina che sparava questa missilata. Anche lui scherzissimo. Fa così, ma basta che lo prendi. Poi abbiamo ancora la Rigi, io conservo sempre per il boss, anzi la usiamo subito, cioè i nemici proprio li schianti, dai. Ah, mi fa dell'attacco speciale, ma non ci interessa. Ok, proprio fini, cioè basta una Rigi e tutti i boss cadono praticamente. They're planning to take her somewhere. Where? I don't know. I don't know, man. I just do what I'm told. Then let's get going. We've wasted enough time as it is. Yeah. The faster we get to cracking heads, the better. Anche sono tozzi. Guarda, attenzione. Stacca, stacca. Eccolo qua, la prima sessione diversa. La sessione sulla macchina con l'Eurodance. L'Eurovitolo. L'altra volta, la prima volta sono riuscito, la seconda no. Quindi perché ogni macchina bellissima, Santa Quest Porsche. Eurobeat mi fa cazzino. Dopo la scarico questo. Ah no, ho finito. Initial D vibes praticamente.
perché non ce l'ho fatto caso. Dove sono questi... questi camion? Il macello. Perfetto. Che liscio. La seconda volta non ci sono riuscito a finire questo posto. Deve essere molto preciso. Fa mi schianto perché non ho visto la rampa. Vada, non vado a dare finito. Che alla galleria finisce. Sì. E ci prendiamo il guadagno, uno dei metodi per guadagnare vite, oltre che sono sporadicamente sparse per tutto il gioco. Sono contento che in live siamo riusciti a completarlo, che la seconda volta ho fatto un macello, la prima invece è andata tranquilla, anche perché devo capire bene com'era la meccanica. Quindi sì, abbiamo anche dei bonus stage molto fighi che fanno il verso ad altri videogame, ma quello dopo è veramente eccezionale, perché cita un gioco Sega molto figo e dopo lo vedranno più avanti. Quindi abbiamo anche due sezioni variegate, quindi è un bel pacchetto questo gioco, ve lo comprate a pochi euro, non neanche mai avessero pagato questo Antonios Pelicanos, come si chiama? Mi raccomando Antonios, la prossima volta metti più armi, metti più ciaffi, che ci gasano questi giochi qua. Mosse speciali, perché se avete sentito delle mosse che non so, con la mezzaluna, così invece le uniche due mosse con delle praticamente tipiche col fuoco, no, che possono un po' caratterizzare il personaggio, consumano la vita, no? Quindi avrei messa una che consuma e una che non, magari come su Final Fight 3, dove Guy e i suoi amici possono eseguire delle mosse con dei movimenti motion, quindi tipo mezzo lune o quarti di lune, insomma. Ecco qua, vediamo quindi che l'investono il secondo gesto contundente, la katana, poi basta veramente, non ne ha messe altre, abbiamo praticamente visto tutte le armi. Forse no, adesso c'è sempre, e lui tipo il pacchettone c'è sempre, diciamo che ci aveva detto l'hanno portata al porto, non mi veniva la parola porto, questo è l'ultimo da sfidare.
Ma se non facciamo c'è questo speciale in Italia. No, c'è il one up. Ah, però mi sa che siamo già al massimo. Che treno è stata proprio la capienza massima, perché ne abbiamo persa una e ne abbiamo recuperata un'altra durante il bonus. Oh, vedo della vita. Ah, ho preso anche un vita, neanche mi sono accorto. Mezza punta, che è un'altra pseudo poison. Oh, ho finito. Guarda che mi tolgo. Dove va? Ah sì, qua si scende ora. Infatti mi ricordavo. Poi non ce la metti in posto dove si scende, quindi so. All'entrata, devo dire, fate sia all'infinito, no? Esagerato, esagerato. Poi ne valsa la pena perché l'ho ucciso tutti con la nostra notizia. Quindi? E anche l'altra volta ci ha messo un po', si era impallato. Che non aveva registrato la fine della battaglia. Quindi? Ah, ok. Ah no, dovevo andarci io? No, non mi sembra. Però una volta era successo veramente. Eccolo, un altro classico. I goccioloni. Scusate. Ho fatto qualcosa nel naso. Poi il gocciolone è troppo cartoon rispetto al resto. Ok, adesso non dovrei starnuti di più. Ma fanno male a loro, boh, chissà. Oh, che miseria allora. Dove è partita sta granata?
secondo. Ho trovato una combinazione, perché tu veramente puoi mischiare e dipende da come li mischi, se sono più o meno lunghi e come. Poi intanto esplosioni random, c'è cioè un sacco di roba, mamma mia, un sacco di roba esplosiva, non so se è quello, punto, guarda che roba. Devo usare questa schivata qua. Via via via. Ah esatto, perché qua mi sono passato sopra, perché quando ti prendi tipo poi ci puoi passare sopra tipo così. E posso fare anche, ah sì, anche il suplex, è vero. Se lo potesse fare solo l'altro personaggio, come fa anche un buon, no, chi è che lo faceva? Il grappler di Street of Rage. Che non mi ricordo come si chiama, Max, mi sa. C'era Max, Blades, Axel e Skate. Ah, ecco, qua crossover. Chi è The Buzz? Adesso lo spieghiamo. The Buzz è un personaggio che molti, anche diciamo, programmatori indie hanno inserito nei loro giochi. Infatti dice, finalmente era ora che qualcuno arrivasse. Quando ho finito con te, ok? One way or the other. This is my ring. E qui sono il dio. Ecco, non l'ho fatto in tempo. Già spuntatissimo comunque. Il Buzz chi è? Un personaggio che c'è anche da dire su Shovel Knight l'ultima volta che l'ho visto. E dice, ma che è? Perché tutti... O anche su Dive Kick, no? Che era quel picchiaduro particolare dove potevi fare solo il Dive Kick, no? Praticamente è basato su un concept scartato di Street Fighter 2, fatto da Akiman, poi l'ho vista l'illustrazione, però non capivo inizialmente, lo vedevo dappertutto, poi l'ho rivisto pure qua, ho detto mi fai dare un occhio. E l'hanno messo in un sacco di giochi comunque, però di questi pulini ovviamente. Ne andiamo in rage. Ho già visto fatto. Allora, non lo so come faccio con io. C'è questo concept scartato, proprio è chiaro il vestito, è tipo questo con appunto le borchie, la Who was that anyway? Infatti chi è, gli dice, chi se ne frega, ci ha fatto perdere anche tutto troppo tempo. Poverino, anche questa volta viene bullizzato, ecco che dice not again. E andiamo al livello della barca, giustamente. Poi devo trovare un bel artwork da mettere come anteprima, ma già più o meno c'ho un'idea. Quindi abbiamo visto anche The Buzz. Non mi ricordo se c'era un'altra lore. Professionale di questo gioco. No, perché sono abbastanza sicuro che fosse tipo qui. Però particolare. Poi giustamente c'è Sawyer, visto che siamo in una nave,
c'è il marinaio. Oni ceto pazzi. Oh.
questi si tornano diretti. Beh, non ci ho mai fatto caso. Colpi di massimo sono quindi sono così. Buono, c'è una granata in un dolore. Ogni volta che vediamo un nuovo sprite si aggiunge a Roster e lo incontriamo sempre, quindi anche il marinaio non lo vedremo solo qui, come anche i militari dopo che li abbiamo incontrati, non ci hanno più lasciato. Cioè lei così con la katana è un personaggio. Poi me l'ha fatta abbandonare, vedo l'arma. Siamo circa a metà gioco, perché ho calcolato 2 ore, sono le 8:30. Abbiamo puntato alle 7:30. Qua non lo smezziamo, facciamo il full gameplay, full long play. Ancora ste macchine. Ma mi sa che le macchine non ci lasciano più. No, scherzo, sono troppo pallosi. Non fate tempo ad andare in giro. Guarda, se tu hai poco tempo dovete fare la combo solo con i fumi, perché è abbastanza veloce. Se ti vedo che sta arrivando alle spalle, così puoi alterare il nemico. Invece se non c'è tutto il tempo puoi. Perché io la uso solo per lui questa mossa, perché si para, però questa non la para, oppure mi fai la pena. Invece se prendi su fa un uppercut che può iniziare una jungle. O un palleggiamento aereo per chi conosce il termine. Conoscesse il termine. Addosso ok, abbiamo finito? Questo effetto più lento. Questo fa l'attacco in più, è stato. Ma lo vedi, si poteva fare il trucchetto, quello tipo di
so, ti puoi fare un final fight, scritto rage, che tu colpisci, poi ti giri e li colpisci in modo che lo stanni perennemente. Ma sa che ce l'ho già provato. Però puoi fare così, ti interrompi la combo e la riprendi dopo un secondo, così adesso un sacco di gente non si gira. Questa volta morendo non c'è. Già troppo, ecco, potevo morire così, sarebbe stato troppo divertente. Dai, qua almeno una cura c'è. Sì, infatti. Questi moltiplicatori non ho mai capito cosa servono, perché c'è il moltiplicatore per 24, quello scritto grande, e sarebbe quanti ne sto massacrando, diciamo, è un indicatore come il multiplier invece, o multiplier, non so così. È una parola che non ho mai informato. Moltiplicatore non si sa cosa voglio dire, c'è sempre 3, forse sarebbe le vite in base alle vite guadagnate, cioè alle vite rimanenti. Mia, che evasione. Sì, potrebbe funzionare. Sì, tutta la vita che ho guadagnato l'ho ripersa per cazzeggiare. No, la katana non la prendo, non mi locca il bersaglio. E invece se fa così. Ah no, invece continua la cosa. No, eccolo qua. Mi è scordato, questo può andare storico. Ma loro sono, non stare molto attenti, però possono, ecco, non subendo la jungle li puoi subito ricolpire, però gli esplodono chiaramente, come qualsiasi cosa in questo gioco esplode, tipo anche questo esplode, vabbè, quello sì, è un oil can. Poi vero anche la se vi è piaciuto, non so, vedere. No, perché le barre vitali dei nemici sono sopra di loro, però tipo anche il nome degli oggetti, insomma, qualcosina di più. Cioè, lo so che li vedi, però insomma, piccole accortezze che a me fanno piacere, tipo se fuori katana, Shastut, quinto boss. Abbiamo appena iniziato. E addirittura io mi sono subito scansato, però ho fatto vedi quella lunga, ma la combo lunga non l'ha finita. Prima che fa il giro, la giravolta. E sai, io andrei subito a Rage. Poi magari, ecco, vedi, fai in automatico. Allora, io tolto veramente metà e ancora è tutta da giocare, cioè ancora c'è l'aereo che si deve funzionare, l'aereo che non si può cominciare. È ancora da giocare. Uccidiamo Jack e ci facciamo... Ah dai, l'ultima ferita in range, volevo fare. Solo per far pulizia. Dai, c'è pure l'hamburger, per dire è quasi impossibile perdere, dai. E il tipo che teneva nostra figlia è stato, cioè, insomma, quello che vedevamo nella
precedente cazzino. Vediamo però dove ci può essere. It's getting rough out there! And it's about to get a lot rougher! Shut up. Let's start searching this junkie. Top to bottom. Cercare la figlia perché magari è ancora lì, però trovo nessuno di esclusivo. E comunque non manca molto, è vita. Ma poi c'è Sawyer con la figlia. Bello, riesco a vedere il pennello di Photoshop su quella sabbia. Where's Connor? They blew up the ship to stop us from getting here. They didn't do all this for nothing. You don't think she's... Must have evac'd her before the explosion. Good. Wake up, Connor. We gotta keep moving. There's something off about this place. Bellissimo, con questa musichetta al livello della giungla, pazzesco. Comunque Ethan, il protagonista, cioè il papà della bambina, fa ridere perché tipo, mamma, possiamo comprare Axel di Street of Rage? Fa, no, abbiamo già Axel di Street of Rage a casa, eccolo, è lui. Per dire che, cavolo. Ecco, il naufragio, lo shipwreck, come lo devi chiamare. Bellissimo sto stage, giustamente sono i teppisti anche qua, vabbè, saranno i naufraghi della nave, quindi la lore torna. C'è Sawyer, c'è Jack, vabbè, c'è anche un pugile e il nostro amico Breaker che non stanca mai. Dei quattro che stanno seguendo, se vogliono scrivere qualcosa, a me fa molto piacere anche rispondere. Quesito squisito. Oh, la giaggio, ho capito, tutto quelli grossi, che faccio la combo verso l'ala, posso provare con lei, no, se adesso faccio la seconda. Ecco, voglio... Oh, siccome la tiri super bene così, io ce la faccio. Tiri di porco, si fa sempre porco. Cadi da condanni, questo c'è il giocatore del cerchio.
volete recuperare la puntata, sapete dove siete. No, quella di Cadillac non fa. Ah no, sai dov'era? Pensa che cosa mi è venuto in mente, anche lo stesso suono su Medieval. La club, la mazza, fa così, va. Proprio questo suono qui, e ricerca a te, da tutti gli zombie. Pensa che roba. Cosa mi è venuto? Sono andato a Pelagà. C'è la giacchetta qui in perseguita. Anche lui naufragato per i suoi occhiali. Oh oh! Quanto dura sta mossa? E qua ragazzi, il colpo di scena. No vabbè, però a me mi ha sorpreso. Sempre sei qui. Se c'è un gong siamo nel posto giusto, perfetto. Cioè questo è N60 con colpi infiniti, ti dirai perché. Perché abbiamo degli... cioè, cos'è? Che gioco stiamo giocando? Cioè, io sento che ci si gong. Sparo in questo. No, a me non è serio. Cioè, guarda che roba. Diventa, non so, un altro gioco. Cioè, è più credibile se ci fossero stati degli indigeni selvaggi che tra l'altro esistono, ho tipo zombie cattivissimi, tipo truccati come mostri, ma questi sono letteralmente zombie. Forse il nostro Antonios, amico Antonios, voleva far vedere un po' l'incoerenza degli sprite che molti giorni i primi giochi erano presenti, insomma. Oh, bella. Forti questi devo stare, cioè, lui ha un fischio sulla spalla, dopo cioè l'ho fatto caso dopo tipo da un fischio di gente scambiata. Sì, quanti ce ne sono stati? Sì, la burger lo prenderei dopo perché mi sa che il cibo non scompare. Sono maledetto. Questo qui mi provo a sconfiggere a botte, sono tra noi. Ma questo adesso perché non voglio rischiare magari di passare al quadro successivo. E ti fa trovare due mitragliatori, io credo di sì. Macchinina blu. E il combo devastante, perché manco li vedi. Ma
Ah, che roba. Proprio fiatato. Era biti, come si dice. Ancora è successo, è arrivato alle bestie, insomma, e muore. Tanto la prima volta è morto parecchie volte. Non conoscendo le meccaniche, la parete, le parete. Vuol dire, il credito non l'ho usato, però in una vita certa che c'è il torcere di non serve neanche una vita, è vero difficile. In una single play per me. Qui stiamo giocando a normale. A difficile non si può neanche continuare, c'hai una vita sola e non si può continuare. Invece qua ne hai tre e c'hai, si può continuare all'infinito, ma ricominciando dall'area stessa. Quindi per esempio adesso abbiamo cambiato area, se le perdo ricomincio da qua. Ah, qua c'è un pezzo che mi ricorda Mortal Kombat, non so se è voluto, ma è, secondo me è palesemente Mortal Kombat 2. Ora c'era anche nel primo sta mappa. Non c'è spazio per, capito, per, oh, la prima volta che la facciano da noi questo pezzo, incredibile. Adesso guardate chi so i boss, cioè chi è Sabrewulf, what, cioè esatto, anch'io ho detto, ma che cavolo stiamo facendo, ecco, guardate, si chiama Cerberus e Icaros. Ah, scusa, tutto diciamo la. Ah, vedo, poi neanche la presa, beh, andiamo in rage. Vedi? Guarda, tutti in automatico. Ah no, pensavo che anche queste fossero. Oh! Tolgono un botto ste mosse. Anche roba. Oh, finita già. Quindi ci sono mente tante robe con cui puoi sconfiggere di più adesso magari. Esatto. Potrei fare così, vuol dire. Dici ho ancora un sacco di munizioni, se non c'è le munizioni usi la super che comunque serve per pulire, se no la rage. Well that thing was all bark and no bite. And it didn't even have that flex, much bark. Seems like there's some type of village or compound down there. Our options are limited, but we should check it out. Certo, c'è un villaggio giapponese, ovviamente. Ethan, what's the point of all this? Why lead us to this place? Why Vanessa? Esatto, perché hanno rapito nostra figlia, non si sa. I don't know, Megan. But we'll get to the bottom of this. E ci arriveremo e lo sapremo. I just have a bad feeling there's more to this than we know. Me too. Right now, though, we gotta keep pushing. God damn it! Hey guys, wait up! Cioè lui è proprio troppo idiota, però comunque sì, è tutta una caricatura di quello che era, di erano i picchiaduro di una volta, no? Una parodia, diciamo. Però molto figo, molto molto figo. Si può migliorare sempre. E vuoi non metterci uno stage giapponese nei picchiaduro vecchi? Cioè c'è quelle statue cinesi però, capito? Non si sa perché. Questa è una roba che non so se ci ha fatta apposta pure. Le lanterne sono, ecco, nuovi sprite. Ma non è finita qua. Non è finita qua. Tra l'altro Goliath è fortissimo. Se mi piglia mi ciacca in tutti i sensi. Infatti devo cercare di non fargli, di non farmi colpire. Eccolo, un volo ma mezza pinta.
canzone ci dice, cioè sta nel suo BGM è molto bello. Ecco, Riven, nuovi spider sono tremende, devo stare super attento. Guarda quanto tolgono. Oh, anche a loro posso fare. Perfetto, massacrone. Ah, no, Tomcat è doloroso, guarda che lì. Abbiamo recuperato la vita giusto in tempo, come al solito. Si è impallata il personaggio, incredibile. Comunque mi era successo anche un altro bug che per fortuna non è capitato, vabbè. Adesivo dietro. Ah, te lo fa che potevi prendere due katane, sai che figata. Però hanno riciclato il design tipo Riven, anche lei bodysuit con... eccola, devo stare attento lì. La katana mi sta solo che scomoda, vedete. Dimmi che sono barili, perfetto. Qua c'è solo punti. Io volevo qualcosa di più. Oh, Golia. Golia. Perché ho visto la mela, quindi mi sono permesso di fare un fatto speciale. Bellissimo. Oh, guarda, Raider mi punzecchia da dietro. Devo stare molto attento. Via, via, via. Sword to a gunfight, no, sul contrario, sword... gun to a sword fight. Poi pensavo potessi andare qua, invece no, è finito il livello, c'è la porta. Entriamo nel castello giapponese. Che ore sono? Dai, ci siamo, siamo agli sgocci, no? Non è vero, cioè, non è l'ultimo questo livello, l'ultimo è il 7, ma... Cioè, che combo l'ho fatto? Che combo proprio! Mamma mia, mi stava per colpire sicuramente. Lui non l'ho mai visto attaccare, penso. Oh. Cioè, hai capito come si gioca? Cioè, la presa qua è sgravata.
Quella è una presa, anche se non sembrava, perché dopo che lo prendi, poi se fai premi calcio, fa questa cosa qua, che serve, è molto utile per dire io voglio fare una presa, allontanarmi, poi fa anche danno mentre ricade. Adesso non stiamo qua a fare... Cioè gli attacchi speciali sono belli, ma li puoi usare una pochissime volte. Magari l'ho dovuto fare, sennò toglieva molto di più. Perché il quadrato è avanti, mi permette di fare i calci ripetuti. Invece la ruota di fuoco semplicemente con la pressione singola del tasto. Ah, se morivo così. Oh, sei qualcosa tu. Ah, devo fare lo scansamento. Questo qua. Ah, vabbè, è meglio, me l'ha presa. Ah, la katana, infatti bianco sono armi bianche, d'oro il punteggio e verde sono gli strumenti di cura. La terza volta che ci gioco, cioè stavo notando il miglioramento. Dopo che uno già gioca due volte nel gioco, capisce. Eccola, infatti. Calmi, calmi. Tipo, se mi becca Raven, sono morto. Oh, me l'ho detto, può quanto porto sgaggia. Dovrebbe essere finito il dojo, no? Che poi non è un dojo, è tipo un pezzo del castello, credo. C'è già il boss. Quanto durava il... Non mi ricordo un altro pezzo giapponese, se non sbaglio. Non mi ricordo. Ah sì, subito il boss. Ah no, vabbè. Vabbè, con un po' di... Questa è la zona del boss, ma con un po' di anticipo. Sai che ti dico? Perché mi sono un po' rotto, sinceramente. No, ucciso così dal destro micidiale. Tanto ci serve solo la rage. Eccolo, Koga, nome... Oh, non fa il video... Oh, ma il video? Ma non ha fatto l'introduzione, vabbè, diceva, ah, non avrai il mio maestro, non so, diceva qualcosa riguardo il suo maestro, lo dice, ah, allora non sei tu a capo di ciò, ah, mi dispiace, long play col bug, ah no, ecco, adesso lo fa, no, ecco, a fine place for you to die, that's your opening line, sure I guess. Vedi, ha deciso che non puoi andare oltre. You shall go no further. There's a big boss at the end of all this, thanks for the info. Huh?
Never mind, in guard, e poi lui ti attaccava. Cioè, assurdo. C'ho un po' paura di perdere, perché è un casino. Che lui fa... E dai, full screen. La cuffia tra bug non bug l'avevo sfangata, però e basta, ok, andiamo. Forgive me, master, I failed you. So there's actually someone at the head of all this. Good, we can finally put an end to this. My master will put an end to you all, rest assured. Then tell us where they are. Never! I do what the lady asks. While you still can. Go to hell! You first. You first. Now, someone else might say that was unwise since we needed information. But whatever, that looked really satisfying. It was. Non c'è tutta a caso. Cosa troviamo? I wasn't expecting that. Whoa, this is some serious tech. And there's already a course plotted in. Can you fly that thing? Of course I can. Oh, of course it's I can. Just been a few years. Non lo vedo convinto. All right, guys, course is looking good, but we might be flying in front of these guys. Wait, what? And away we go! E sì, ed è. Ed è subito Afterburner, altro chicca, cioè uguale, manca solo la mitragliatrice. Altra chicca per i fan Sega. Anche la musica è bellissima. Mi ricordano? Mi ricordano altre cose. Danger Zone, no, quello il mood è quello. Quello poi è un F14 mi sa, non lo so, proprio quello di Maverick. È
quello che mi dà fa, cioè ormai mi sono abituato, però non è invertita la cloche, cioè su va giù e giù va giù. Invece io negli sparatutto e soprattutto nei veri preferisco un'altra cosa. Beh, questo però forse non l'hanno invertita perché è considerato tipo così come andassi il mirino, quindi ci sta, se tu pensi a quello non dà fastidio. Preso, guarda, senza volerlo lo sto facendo con nonchalance perché ho fatto anche il trofeo di fare, vabbè, già finito, tipo 500 kill, perché questa modalità si può giocare anche dal menu. All right, this is the place, let's hit it. Perfetto, siamo alla base finale. Does anyone want to talk about how insane that was? What do you mean? Well, we did take down an army's worth of jet fighters in about 3 minutes. Yeah, it was great. Whatever. Robot di prima o almeno sono fighi sti artwork, comunque mi piacciono molto molto molto, anche perché quando io uso solo il bianco e nero l'inchiostro simile, cioè un po' diverso, però mi piacerebbe fare questi neri pieni. E questo bisogna stare molto attento, abbiamo guadagnato una vita ma è facile perdere perché qua solo gente cattiva. Non stavo vedendo niente. Guarda quante toglie, insomma, sì. Tempo a sparare, c'è già metà vita, capito? Bisogna stare molto attenti. Il robot mi preoccupa. Perfetto, via. Perché il robot può subire tutte le combo di fila, però mi serve tempo, poi ci sono tutti gli scagnozzi. Dai, come ha fatto a spararmi da così? Poi gli oggetti di quinta non è che mi fanno comodo. Dai! Mamma mia, ha preso anche un colpo, ma sferzato quasi a ricerca, eh. E adesso c'era la cura, guarda un po'. Ah, ma non era qua, meglio. Io mi ricordo che tra un po', tipo. E io non ho mai visto così accaniti.
favore. Cosa sta esplodendo? Non so più. Taci. Almeno se devo continuare devo lasciare la prossima area. No, loro devo stare attentissimo. No, vedi? L'ho colpita, anche se ero lì, l'ho colpita, niente, hanno avuto priorità loro, mi dà un fastidio. No! Ah, ok, così vedete il continuo. Ecco, metto questa come anteprima immagine. Dai, vabbè, almeno non ci siamo persi nulla di che. Dobbiamo solo rifare dalla fabbrica, cioè da adesso, da qualche secondo prima. Mamma mia, con 3 vite, punteggio però azzerato, peccato, perché questo è il record mondiale. Sì. Ma che bastardo Mercury? Difende il suo amico roboto. Oh, esploso per una sua stessa granata, credo. Vedi come già abbiamo fatto molto meglio di prima. La combo del robot per colpire in verità anche tutti gli altri. Guarda, perché prima ci mi ha preso un attimo il panichetto, se no i robot io ci vado sempre a testa bassa, vedi, non avevo perso neanche metà vita. Già super moltiplicatori, mi ha fatto delle belle feste. Oh, schioppate. Aspetta, li devo allineare tutti. Io sono invulnerabile perché sono caduto, perfetto. Una mossa così. Ahia, vedi? Chissà cosa punzecchi te a quella distanza. Poi siamo su una lane diversa. Oh, qua c'è la vita a 100%. Invece.
come on! Oh, ma tanto ti intercetta, mi dà un fastidio. Oh, e c'è la vita al 100%. C'è anche il one up. No, invece vedi, a 4 ci puoi arrivare. Allora perché prima... Ah, forse perché l'avevo già perso. Dai, persa subito però. Ah, devo manco, sono resuscitato con sotto il Gatling praticamente. Io non so più dove sono. Questo me l'ho bloccato, cioè me l'ho bloccato. La prima volta che ci ho giocato ci ho avuto problemi, l'ho fatto 2-3 volte, invece dai, dai, stiamo andando bene. Braccio bionico che sputa il fuoco, infatti noi andiamo subito di qua. E c'è il primo boss, torna a grandi richieste, pensavo che fosse come Cadillac e Minosaur, che torna, ho sbagliato, che torna, dici, torna il primo tanto per, e invece... Vedi, è molto più debole, cioè non è che non vedi, ha molta meno stamina. No, non volevo avvicinarmi, ho sbagliato. Quindi ogni boss, adesso vedrete, ti dà l'hamburger. Oh, vabbè, perché ho sbagliato, adesso un attimo non ci sto facendo. Sono concentrato, va bene. Let's go. Sempre perché è un prezioso, ma c'ha, è vero, è esatto, vuoi che in un picchio scorrimento non ci metti l'elevatore, a caschia scena dell'ascensore gigante, perché anche prima c'era uno simile, ma che sale così alla Undercover Cops. Ecco, è arrivato il secondo boss. Ho fatto pulizia totale. Hamburger, please. Poi vedi, sono molto semplici, non è che succede niente di strano. Siamo proprio agli sgoccioli del gioco, comunque. Siamo al clou della sequel. Ah,
Power, perché poi da solo, vedi, da soli sono proprio scarsi, basta. Anzi, lui, cioè lui c'è entrato nelle mie grinfie stavolta. Guarda, a lui no, stavolta no, però veramente. Ah, voi gambi. Mi piace camminare così nei cieli dell'esperimento. Allora, ah, sai cosa mi manca? Un bel fighting force. Anche quello era molto divertente. Però quello era ultra edicolo. Oh, c'è dente di squalo. Aiuto! Dai! No, volevo fargli il suplex! Oh, sì! I cantopi non ci sono, scelta saggia. Perché giustamente non fanno parte della banda di... Oh! Robo più Koga non è il top. Vabbè, un credito solo, ma va benissimo. Ho sbagliato. No, perché dopo non fa quella effettivamente. Dai. Needed a boost. Perfetto, l'ho preso al momento giusto. E adesso andiamo al final showdown. Con un credito, due pistolettate, un po' di moonwalking. Non pensavo finisse così. Esatto, prima che ti dà un calcio nei denti, spiega un po' perché dovrei, perché hai preso la nostra piccola ragazza e adesso la rivogliamo, giustamente. Allora combatti per lei, Nani. Vediamo la passione dietro i tuoi pugni. Portala a casa. Addirittura due spettatori così di botto per il boss finale. Perfetto. L'hai cominciata e adesso la finisci. Comunque lei fa un attacco elettrico, però dopo si può subito fare la presa, ovviamente. Però la seconda volta, esatto, rotola via, non subisce. Oh, lo fa due volte, che... no, niente, ma intercettato due Adesso torna lì e chiama un po' di sgherri, giustamente.
Ma non robot, perché ci sono anche i robot. No, lei non mi devo far colpire, dannazione, già ho visto. Cioè, se ti distrai un attimo... dura 2 ore, te l'ho detto. È 2 ore che sto malmenando il pacchetto. Però siamo al boss finale. Dai. Ma è vero che anche l'altra volta mi aveva impallato così. Non ti vuole fare usare la rage. Però se gli fai la presa, sì. Cavolo, ma... No, invece i robot ci sono. Oh, colpiscilo però. Via, 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 via. No, va bene. Ci fa continuare qui comunque. Ah. Siamo. Quindi ci abbiamo 3 vite per fare il boss finale, easy peasy. Però senza rage, però la possiamo accumulare sia la special che la rage durante il combattimento finale, perfetto. Quindi 2 crediti andati così. Moonwalking, e ci siamo. L'abbiamo già letto prima. Mamma mia, che juggle! No, ho sbagliato. No, va bene. Dai, comunque abbiamo tolto abbastanza. La super è stata caricata, anche la rage è abbastanza. Oh, ma adesso fa l'attacco quello. Ma dai, ma ci inizio prima io, perché... ma dai. Niente, una vita me l'ha ciulata così, non era mai successo. No, tutta la dovevo usare dopo, ma...
Ma i robot fanno un cazzo. Sì, ma già due vite, vabbè, occhio. Non dovevo fare quella missa di porca miseria, devo lanciarle. Bastava due mosse in verità, perché tolgono molto quelle che consumano la vita. Adesso godiamoci il finale, oppure i più finali. Adesso farò vedere quello buono, chiaramente, perché è più completo. Guardate un po'. It seems despite my power, my resources, I've fallen. Very well then, do what you will. Esatto, noi risparmiamo. Poi mi sa che ogni personaggio c'ha il suo. Per entrambi, non Maybe. Lo so. Ah no, questo è uguale per tutti. Where's Vanessa? No, forse ce ne sono solo due, basta. I see. You want her that badly, do you? Where? A cell on sub-level 2. Passcode is 1979. Pensa se la uccidevamo, non potevamo sapere dove era nascosta la nostra figlia. What was the point of all this? When I was nothing but another faceless gang member in Steelhaven, I had to do whatever I could to survive. After a few years, I was with child. But I thought it would do nothing but make me weak, sentimental. I abandoned it upon birth and left the city. I trained with whoever I could, became more than what I was. I studied, I learned. When I was ready, I started to put the wealth and power I had attained to good use. I decided what better way to start than to take over Steelhaven. Get to the point. Why take Vanessa? She is mine by right, and I came to reclaim her. I will need to bestow this empire onto someone else eventually. She carries my blood. She too can become just as strong. Mi pare che la vera madre sia lei, ma non si è capito bene. Forse loro l'avevano presa. But she's not yours. Non stavo leggendo. She's our daughter. No one's going to inherit your legacy. Not Vanessa, not anyone. Anche perché l'ho già finito. You can't just walk away from this. From me! You didn't think it would be that easy, did you? Computer? Freya, authorization code 0808. Initiate now. I know enough about explosions to recognize one! Eccola. Ha 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 ha!
Mom, who was that woman? They just threw me into that room. I had no idea what was going on. It doesn't matter now, sweetheart. She's gone. It was no problem, kid. E questo è il finale buono, se no ci sarebbe scritto bad end e non avrebbero salvato la bambina, ma non lo faremo, vi ho fatto vedere questo long play classico. Non si sa chi sono di questi perché non mi fa scrivere il nome, però il primo sicuramente è la partita che abbiamo fatto insieme dall'inizio, con Megan qua, e schippo e mi sa che torna alla schermata principale. Non c'è modo di rivedere l'intro, vi ho già spiegato, peccato. Invece l'artwork che c'è, non questo, ma quando avvii il gioco, è di un disegnatore che io seguo, tra l'altro si chiama, cioè, nickname Genzoman, che non so, anche è sudamericano, non so, oppure, non lo so, cioè, proprio il nickname Genzoman e fa molte cover per alcuni giochi indie. Invece questo artwork della schermata principale, non lo so, questo era dei takeover del 2016 di Antonios Pelecanos, discreto picchiaduro 2D con sprite renderizzati. Avrei preferito più varietà, magari sì, di mosse, ma anche di oggetti da trovare, però alla fine è godibile, se lo trovate a un buon prezzo si può fare. Io chiuderei qui, e intanto che cerco, ci vediamo alla prossima con un altro titolo, forse di questo stile, sempre moderno, perché il retro gaming tornerà tra un po'. E com'è che si... non mi ricordo come si toglieva, ecco qua. E ci vediamo alla prossima. Boh, grazie per chi c'è, per chi c'è stato, e se volete rivedere in differita, sempre Mumpezuma su YouTube, grazie mille.